Inizia l'ottava giornata di campionato per United Riccione e Sant'Angelo qui allo stadio Italo Nicoletti di Riccione per il campionato di Serie D, Girone D. Il direttore di gara è il signor Antonio Pio Pascuccio del reparto di Ariano Irpino. Prima del fischio d'inizio, con un nastro nero di lutto al braccio, ci si riunisce in un minuto di raccoglimento per le vittime del centro 21, coinvolte nell'incidente in autostrada avvenuto lo scorso venerdì. Al quarto minuto, per il Sant'Angelo, Gobbi cross in aria, intercetta di testa Rinaldi sulla linea del portiere. Al nono minuto, primo evento di Moviola, Ferrara diretto alla porta, in aria trova il fallo di Confalonieri. Non ci sono dubbi per il direttore, si indica il dischetto ed è calcio di rigore. Batte il capitano Benedetti, che mira deciso nel 7. Segna lo United Riccione il gol dell'1-0. Al 28esimo, errore del difensore Scrosta su cross in aria, che tocca di mano ed è calcio di rigore per il Sant'Angelo. Batte Bugno dal dischetto, che cerca l'angolino basso, spiazza Pezzolato ed è il gol del pareggio per il Sant'Angelo. Al 35esimo, azione a favore dello United. Padovan cerca il tiro, che respinto dal portiere trova la ribattuta di Lordi Panizze, che dopo brevi tocchi varca la soglia della porta del 2-1 per lo United Riccione. Al 40esimo Benedetti alto per Lordi Panizze in area, che però la sfiora di testa e non conclude. Al 43esimo, su cross dalla tre quarti per il Sant'Angelo, Bosco sul secondo palo colpisce di testa in ottima posizione, traiettoria però che termina fuori dallo specchio della porta. Terminati 2 minuti di recupero, si va all'intervallo con il vantaggio dello United Riccione. Allo scoccare del quarto minuto dalla ripresa, Benedetti da centrocampo cerca Ferrara, che fra due difensori mira lo specchio della porta e tira angolato, ed è il terzo gol per lo United Riccione. Al 7esimo minuto, su ripartenza, Padovan conduce in area e superato il portiere mira fra i pali, ma Confalonieri in copertura protegge dal gol. Al 16esimo cerca la porta Panatti, Pezzolato fra i pali però non si fa trovare impreparato e devia il tiro. Al 20esimo Ferrara per Lordi Panizze da fuori area, che tira di potenza, il portiere Ferrara respinge. Al 30esimo fallo da appena fuori area per lo United, batte Zappa, che però termina alto sopra la traversa. Al 40esimo 1-2 sulla fascia per Contessa, che crossa al limite dell'area, respinto però da Bosco. Sono 5 minuti di recupero, ma solo con i 3 fischi del direttore di gara si segna la fine della partita, con una vittoria dello United Riccione sul Sant'Angelo per 3-1. Prossima giornata di campionato, lo United Riccione varcherà il rettangolo del Sasso Maggiore Calcio, mentre il Sant'Angelo incontrerà il Mezzolara. Eccoci qua, ancora ben trovati, la nostra Mary Mulastani ci ha raccontato questa prima vittoria al Nicoletti dello United Riccione, una vittoria importante in una giornata triste per la città di Riccione, osservato anche il minuto, come abbiamo sentito, di raccoglimento per il centro 21, per le vittime del centro 21 dell'incidente in A4. Allora Ilaria, andiamo subito a presentare i nostri ospiti, perché poi dobbiamo anche aggiungere qualcosa su questo capitolo purtroppo di notizie non buone, non positive. Sì, l'attaccante dello United Riccione, Stefano Padovan. Buonasera, buonasera Stefano. Buonasera a tutti voi. Ovviamente il nostro Attilio è rimasto con noi. Anche se salutiamolo, siamo perché siamo rientrati dopo dal TG. Se non sì. E poi abbiamo Giuseppe Del Bianco. Buonasera a tutti. Giuseppe Del Bianco. Ciao, buonasera. Buonasera Giuseppe, grazie per essere qua, nonostante insomma, il grande dolore che stai provando in questo momento. Moltissimo. Per la perdita di un amico. Moltissimo, sono veramente triste, è una parola che non rispecchia veramente quello che ho nel cuore. Purtroppo è scomparso un mio carissimo amico Lamberto Fabbri, che è il padre del centrocampista Francesco Fabbri del Pietracuta. È una notizia terribile per tutti noi amici, in particolare io con Lamberto, come tutti lo conoscevamo col nome di Lampo, se n'è andato veramente troppo presto e nel giro di brevissimo tempo. Quindi io mi stringo intorno alla famiglia, al figlio Francesco, che ho abbracciato anche oggi pomeriggio, e alla moglie di Lamberto, Barbara. Gli sono veramente vicino, sono veramente tanto emozionato, chiedo scusa anche ai telespettatori, perché è una cosa che provo dentro veramente. Certo. Tantissimo, anche i tifosi del Pietracuta, che ho visto che hanno mandato un loro messaggio, perché era sempre in tribuna Lamberto a tifare per il Pietracuta, e lui Lamberto abitava a Coriano. E mercoledì mattina alle 10 ci saranno i funerali nella chiesa di Coriano,
e poi lui desiderava tornare dove era nato, a Santa Sofia. Quindi ciao, ciao Lampo, ciao Lamberto. Era doveroso e sicuramente ci uniamo nell'abbraccio alla famiglia e anche alla società per questa grave perdita, soprattutto insomma Francesco, per la perdita del caro padre. Grazie Roberto per avermi concesso questo spazio. Ma ci mancherebbe. Abbiamo un altro ospite in collegamento. L'allenatore del Diegaro, Stefano Scarpellini. Buonasera mister. Buonasera. Ben trovato, non lo sentiamo? Vediamo, non so se forse si deve smutare. Vediamo se sentiamo il suo buonasera. Buonasera. Benissimo, perfetto. Buonasera, tra poco verremo subito da lei, però prima abbiamo già visto i riflessi filmati di questa vittoria dello United Riccione. E allora, Stefano, raccontaci un po' questa partita. Era ora, perché insomma si attendeva tanto che si sbloccasse Riccione anche in casa e finalmente sono arrivati 3 punti. Sì, sicuramente è stata una bella vittoria, la stavamo cercando e in casa è ancora più bello. Credo che abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, siamo riusciti a fare 3 gol, abbiamo avuto la partita in mano secondo me. Era importante, di riffo di raffa bisognava vincere ieri e l'abbiamo fatto, quindi siamo contenti così, soprattutto per il morale fa bene, perché vincere fa sempre bene e adesso dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Eh sì, è proprio il termine giusto, dare continuità, perché per cercare di risalire la china di una classifica che non rispecchia le ambizioni della società bisogna inanellare diversi risultati positivi e possibilmente da 3 punti, perché un campionato con i 3 punti in palio sono quelli che poi spostano. Sicuramente, i 3 punti li cerchiamo sempre, quello è ovvio, poi a volte vengono, a volte no, però l'importante è sapere di dare il massimo ogni partita, di provarci e poi sono convinto che questa è una buona squadra e lavorando sodo riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Attilio, tu eri in tribuna al Nicoletti insieme alla nostra Mary, che ci ha raccontato ieri, che devo dire che anche il mister ha cambiato modulo di gioco. Ha cambiato modulo, non sì. Non ha giocato con 3 attaccanti davanti, ha giocato con 4-4-2, quindi vuol dire anche il modulo di gioco. Perché ti è piaciuto di più lo United sì, col 4-4-2? Sì, più coperto, meno in avanti e crea di più. Un appello che facciamo ai tifosi, che purtroppo a Riccione, che il Presidente ci tiene molto, a Riccione c'è poco pubblico. Facciamo un appello ai tifosi, la squadra è forte, prima o poi verrà fuori, questi ragazzi è dal 1 agosto che si allenano, quindi hanno incontrato tutte le prime squadre per adesso, tutte quelle in vetta, e quindi bisogna dargli anche atto che se qualche risultato non viene è anche giusto. Quindi facciamo l'appello che vogliamo più pubblico allo stadio, che la squadra merita sostenere la squadra. È giusto, perché insomma ci sono tanti sforzi che sta facendo anche la nuova società e quindi è giusto anche che vengano ripagati anche dal pubblico presente. No, e anche poi, perché la squadra veramente è forte, perché io l'ho visto tutte le partite, ho visto anche il triangolare, ho visto la coppa, la squadra c'è. Deve solo amalgamarsi, deve solo fare le vittorie che, come diceva Stefano, le vittorie danno morale, danno un po' tutto. Ci voleva ieri proprio la vittoria a Nicoletti. Anche Padovano è forte? Anche lui è forte. forte. Allora, dopo so che ci sono sempre tanti anche messaggi per il Riccione, insomma è sicuramente una piazza che ama sempre mandarci i messaggi per quei pochi sostenitori che vi seguono in maniera viscerale, però bisognerebbe allargare, come diceva Tiro giustamente, il raggio. Quindi c'è stato anche un cambio di modulo che, insomma, del quale insomma per questa partita avete giovato, insomma, possiamo dire. Sì, abbiamo cambiato modulo, ma io credo che nel calcio bisogna saper fare un po' tutto e poi i moduli contano relativamente. Ecco. Ieri abbiamo creato, è vero, abbiamo creato magari più rispetto alle altre partite, però
Anche le altre partite secondo me non sono totalmente a buttare, perché abbiamo fatto anche lì buone cose. Poi ripeto, quando non viene la vittoria si guarda sempre il negativo, però ripeto, siamo una squadra, un bel mix di giovani, vecchi tra virgolette, certo, perché non siamo vecchi, che stiamo lavorando da tanto, perché i miei compagni sono in ritiro da fine luglio, io sono arrivato un po' più tardi, e sono convinto che lavorando e facendo quello che ci dice il mister veramente possiamo fare qualcosa di buono. Ecco, intanto nel giro di una settimana è un po' cambiato anche l'umore in casa United, no? Perché ricordiamo la settimana scorsa era stato anche indetto il silenzio stampa per tutti gli appartenenti, insomma, alla società. Oggi tu sei qui, ieri ha parlato il mister, ha parlato anche il presidente, poi li sentiremo anche in chiusura di questa parte di calcio.basket, però sicuramente adesso anche il vostro presidente è più soddisfatto adesso che è arrivata questa vittoria, che non è che però la prima di, si augura giustamente come tutti i presidenti, di una lunga serie, ed è giusto anche che sia così. Che cosa vi ha detto in settimana il presidente? Ma abbiamo parlato tranquillamente, nel senso che non ci ha assolutamente messo pressioni o ansie, ma abbiamo fatto un discorso tranquillo per cercare di sistemare tra virgolette le cose, ma per darci forza, coraggio, perché secondo me è quello che ci è mancato un po' nelle scorse partite, quando magari non arrivavano i tre punti. Però ripeto, la vittoria cambia tutto, i tre punti cambiano tutto, e quindi dobbiamo cercare di farne il più possibile, perché è tutto più facile quando si vince. Certo, andiamo dal mister Stefano Scarpellini, parliamo del campionato di eccellenza, sconfitta in casa con la Savignanese che si conferma un'ottima squadra, poi ne parleremo. 1-2 gialloblu avanti 2-0 all'intervallo grazie alle reti di Vitanino al decimo e Protino al 37esimo, Casalboni accorcia le distanze al 27esimo della ripresa. Mister Scarpellini, che gara è stata? Splendida, uno splendido pomeriggio di calcio. Anche un po' di volley, perché loro tiravano molto la palla alta, però faccio i complimenti al mio avversario, il mio grande amico Momo Montanari, che fa giocare moltissimi giovani e riesce a fare molto risultato, molto bravi. Noi purtroppo, il presidente sta aggiustando il campo, siamo una squadra tecnica e siamo un po' penalizzati perché il campo si sta ripristinando, le piogge lo hanno un po' rovinato e quindi un po' i rimbalzelli ci danno fastidio, però siamo rimasti in partita, abbiamo fatto una bellissima partita, un bellissimo secondo tempo, abbiamo preso tre traverse, una partita che poteva finire 3-3 o 4-4, siamo stati molto molto bravi. Molto anche un bravi. Po' sfortunati bellissima. Però perché con tutti questi regni in una partita. Ma era anche gol, perché le immagini dicevano che al 96esimo la palla ha preso la traversa, poi ha fatto la classica inclinazione dentro la porta e poi è venuta fuori. Però quindi abbiamo anche un gol fantasma che non è stato però convalidato al Diegaro. Come diceva un grande allenatore, rigore o gol è quando arbitro fischia. Non era gol. Sì, non è vero. Adesso è vero che c'è anche la tecnologia che secondo me si potrebbe forse portare su tutti i campi, almeno quella del gol non gol, quella insomma sarebbe, adesso non dico che sarebbe, su tutti i campi si riesca a tratteggiare il fuorigioco, però almeno il gol, che è proprio la cosa più importante, invece siamo ancora nel 2022 a parlare di pallone che è entrato, forse non è entrato, non si però sa. Però sono anche troppo bravi sti ragazzi, hanno 18, 19, 20 anni, vengono a dirigere dei campionati quasi professionistici. E sono preparati fisicamente, sono preparati tecnicamente, tatticamente, ma sono molto giovani, molto molto, come i nostri giovani a 17, certo, 18, 19 anni sbagliano i gol, sbagliano sì, la giocata. Ma io infatti, non dico agli arbitri che vengono sui campi, dico che a livello organizzativo bisognerebbe trovare modo di applicare una tecnologia magari non a costo altissimo, adesso penso che ci siano delle tecnologie. Porte, si vede se gol o no. Alla portata per evitare questa cosa. Sarebbe bello, un aiuto in più. Che campionato vuol fare il Diegaro? Perché per il momento 7 giornate, 7 punti, mister. Zero in casa. Siamo una squadra molto, molto bella, possiamo vincere,
o perdere contro più. E dipende da tanti fattori, dipende da alcune giocate, da alcune. Siamo molto imprevedibili. Stiamo migliorando molto l'atteggiamento, molto, molto l'atteggiamento con cui affrontiamo la partita agli avversari. Abbiamo per 7-8 undicesimi gente nuova e quindi dobbiamo scegliere l'abito migliore per la cerimonia. Ancora non abbiamo trovato l'abito giusto, proprio su misura. Quindi è una questione di abito, Giuseppe? È una questione di abito, perché non fa il monaco, però sembra almeno un monaco. Mi piace la filosofia del mister. No, Stefano lo conosco, è una persona simpaticissima. So che ne verrà fuori da questa situazione senza ombra di dubbio. Ti faccio le mie condoglianze a te e a tutto il Pietra Cuta, sono sempre dispiacente. Grazie mille, grazie Stefano. Ne verremo fuori col lavoro, col gioco, con i gol. Adesso stiamo trovando, tra l'altro ci mancava anche Longobardi, insomma domenica non è poco. Non è poco, difatti. Però abbiamo fatto bene lo stesso, attraverso il lavoro e il gioco ne verremo fuori. Quando rientrerà? Penso già domenica prossima. Quindi ci siamo quasi, insomma, per... Ci siamo quasi, sì. Ma Mr. Cookie, con tutto lo staff, stanno facendo un lavoro d'oro, cioè è stato proprio un imprevisto, più per precauzione che per altro l'abbiamo tenuto giù. Cookie, Vito, Alessandro, il preparatore dei portieri, i visionatori, stiamo facendo un lavoro veramente d'oro. È questione che a volte non scegliamo l'abito giusto e prendiamo un po' di gol, ce ne mangiamo un po', gli altri sono molto molto agguerriti, è un campionato molto fisico, poco tecnico e molto molto fisico. Dobbiamo... E invece il Diego era una squadra tecnica, abbiamo capito anche dalle parole del mister. Dobbiamo adattarci in fretta però, sennò qua sono qua. Sennò poi dopo quando i buoi escono dal recinto si fa fatica dopo, mister. È inutile chiudere la porta, così non rientrano neanche. Ecco, giusto. Però Roberto, se mi consenti, a proposito, loro hanno un portiere fortissimo che è Alex Foiera, è un grandissimo portiere per questa categoria. Intramontabile. Eh già, è proprio cioè anche il secondo giusto, che è bravo, però Foiera si deve allenare bene perché Fabri Gianmarco il secondo è molto bravo, molto. Quindi deve stare sul pezzo anche il mio portiere. Giustamente. Allora, iniziamo a fare anche il nostro giro dei campionati, iniziamo dal campionato di promozione, inizio da te Giuseppe per analizzare un po' quello che è accaduto in questo fine settimana. Allora, quello che in questo campionato di promozione vedo è il Torcon che continua a prendere gol in casa, ne ha presi 4 ieri dal Misano. È una situazione abbastanza difficile quella della formazione cattolichina perché ha iniziato veramente male il campionato. A proposito, ti fermo un attimo, non approfitto visto che hai citato il Torconca perché avevamo annunciato tra gli ospiti Adele Ricchiuti che si è scusato, però ci ha contattato in giornata dicendo che questa sera c'era un'importante riunione a livello societario per cercare di migliorare la situazione perché insomma sicuramente l'organico del Torconca rispetto a quello precedente ha perso troppe pedine importanti, chi si è accasato in altre società vicine, insomma, molte al Gabice Gradara, molte anche da altre parti, comunque insomma sicuramente è rimasta una rosa magari molto giovane ma che ha bisogno di essere un po' puntellata, no Attilio? Quindi c'è bisogno anche non di... Non è detto che Ricchiuti la segni anche le dimissioni, perché Ricchiuti sappiamo che quando le cose non vanno bene... che li dia lui per dare spazio ad altri quello che non può ottenere lui. Però la anche squadra, se il problema probabilmente non è un problema di allenatore ma un problema forse di organico. La squadra insomma, sono andati via tutti i migliori, Balbanti, Pasolini, tutti i mister hanno portato via i giocatori a Gabicce, quindi è difficile perché ci sta, insomma, i giocatori hanno seguito il mister, capisci? No, sembra che abbiamo fatto il ratto dei giocatori, no, però ci sta. No. per scelta sono andati, lo specifichiamo. No. Torno da Giuseppe perché ti avevo fermato proprio perché avevamo annunciato Ricchiuti e abbiamo spiegato perché non è qui con noi in studio. Sì, questo Torconca appunto è il Misano che si è ripreso con questi 4 gol segnati proprio in casa del Torconca Cattolica. Un campionato comunque secondo il mio punto di vista abbastanza equilibrato.
equilibrato, cioè nel senso che non ci sono delle grandissime distanze fra tutta una serie di formazioni che si equilibrino, diciamo. La Sampierana, secondo che ho visto l'altra domenica proprio sul campo del Turconca, anche se aveva pareggiato 2-2, però ritengo una formazione molto valida che possa lottare per la vittoria finale in questo campionato. Idem il Forlì Popoli, ma dobbiamo dire che il Gambettola non sbaglia un colpo e quindi, essendo in solitaria in cima alla classifica, penso che sia assolutamente la squadra favorita per la vittoria finale. Poi potrebbe anche prendere largo? Secondo il mio punto di vista sì, se continua con questo ritmo sono convinto che possa farlo. Dietro ci sono altre formazioni, comunque valide formazioni, come ho fatto il nome anche della Sampierana, ma ce ne sono anche altre. Vedi ad esempio anche il Visnova Feltre, che ieri è andato a vincere fuori casa col Forlì Popoli, tra l'altro, che era match d'alta classifica, per quello sto dicendo che c'è abbastanza equilibrio dietro, diciamo, con la Lepre Gambettola che se ne sta andando. Infatti, come possiamo vedere anche dai risultati di ieri, 3 gol al Bellaria, il Gambettola. E la Stella Rimini, mi piace ricordarlo, Boldrini, che è andato a vincere su un campo sempre comunque difficile come quello del Meldola, e la bella vittoria per 3-1 della Sampierana sul Sant'Ermete, che era riuscito ad ottenere i 3 punti la domenica prima, poi oggi è caduto di nuovo su un campo molto difficile, come ho detto, come è quello della Sampierana. Il Verucchio che pareggia in casa del Frattaterme e il Nova Feltre che ha fatto un exploit proprio sul campo del Forlì Popoli, segnando ben 4 reti, e il Cervia che con una partita ricca di reti 3-3 contro il 2M, poi questo Bacchia Cesenatico che non riesce a decollare, ha perso per 1-0 contro il Granata. Quindi in generale diciamo che il campionato è dominato dal Gambettola, dietro c'è abbastanza equilibrio, ma la parte bassa della classifica mi sorprende, come ho detto, il Sant'Ermete, che ha una formazione secondo me per non avere solamente 3 punti in classifica, ma anche il Torconca stesso, come ho detto, che ci aveva abituato l'anno scorso in particolar modo a lottare per la vittoria finale del campionato insieme al Pietracuta, campionato poi vinto dal Pietracuta, vederlo là fanalino di coda 2 punti insieme al Meldola e al Verucchio, insomma, fa un certo senso. Andiamo al campionato di eccellenza con Attilio. Ovviamente il girone B, quello che ci riguarda più da vicino. Sì, il campionato di eccellenza, che questo è un campionato molto lottato, molto difficile quest'anno, perché ci sono squadre molto forti e ci sono 5 retrocessioni. Non dimentichiamo, un campionato a 20 squadre, quindi sarà una lotta fino alla fine. I risultati di ieri, faccio parlare anche un po' a Giuseppe, sarà un campionato molto, molto, molto duro per tutte. E quindi risultati sorpresa proprio ieri, c'è stato il bel pareggio del Coriano che continua la striscia pareggiando Sant'Agostino, che è un campo molto... L'avevano detto che è una squadra che era molto, destinata a venire molto fuori. Molto difficile, no? Perché... Coriano si è ripreso molto bene. Certo. Ha fatto un bel risultato. Vedremo andando avanti, insomma, non vedo una squadra che sia la massa campionato. Perché, come detto prima, fra le 5 retrocessioni, fra la promozione, sarà una bella lotta. Aggiungo che il Victor San Marino è il Gambettola della situazione in questo campionato, cioè, perché le ha vinte tutte. E ha subito sola rete, ma è anche partito per vincere tutte le partite. Esatto, quindi il discorso come la promozione, diciamo che in eccellenza il Victor San Marino ha vinto tutte le partite, ha subito una sola rete fino adesso, quindi è una formazione assolutamente favorita per la vittoria finale. Poi ci sono altre formazioni che sono altrettanto importanti, tanti come la Savignanese per esempio, o il Diegaro stesso, nonostante sia ancora a 7 punti in classifica, ma ha un potenziale secondo me che può fare molto di più. Il Russi, che è andato a vincere su un campo comunque difficile come quello del Comacchio, anche se in ultima posizione in classifica. Ecco, vedo qui, come diceva Attilio, mi aggancio al suo discorso, a parte il Victor San Marino, abbastanza equilibrio dietro, tranne le ultime 3 che sono staccate, vale dire, se possiamo vedere la
classifica il Val Santerno e adesso vado a memoria. Se volete ve la dico io. Val Santerno, Comacchiese e non mi ricordo l'altro. È del Duca Grama, esatto. Comacchiese, Duca Grama 1, Val Santerno 3, poi c'è il Bentivoglio insieme al Pietracuta a 5 punti e poi il Cattolica 6. Sì, però ecco, come ho detto, dietro le ultime tre sono staccate e fanno fatica molto, diciamo, in questo, ormai non è che siamo alla terza o alla quarta partita, siamo già ben oltre, sì. E quindi vedo che non ingranano. Per il resto, Pietracuta compreso, tutte le altre squadre, perché anche il Cattolica ieri ha perso, ma ha lottato, diciamo, fuori casa, quindi direi che è un campo molto difficile, perché il Castenaso è veramente una formazione forte, quindi c'è molto equilibrio, ecco. Allora, vado dal mister. Mister, qual è la squadra che ti ha impressionato fino a questo momento di più, tra quelle ovviamente incontrate in queste prime sette giornate? Il Digaro. Sono perfettamente d'accordo con l'analisi del mio caro amico, e il Gambettola fa un campionato a sé, non c'entra niente, perché i miei amici dirigenti hanno imparato dagli errori dell'anno scorso, hanno costruito proprio una squadra perfetta per mister Bernacci, che gli auguro tanta carriera da allenatore. E il San Marino è assolutamente candidata finale alla vittoria, perché per lo stesso motivo, perché hanno fatto tesoro dell'esperienza dell'anno scorso, l'ottima dirigenza nata per fare la Serie C, stadio, struttura, dirigenti, sponsor, eccetera. Quindi avrà un po' più da fare perché non è una macchina da gol come il Gambettola, ha una grandissima difesa, eccetera, però le squadre di eccellenza hanno degli allenatori eccezionali che sanno come strappare i risultati anche dove è più difficile. Non che quelli della promozione siano meno bravi, ma come organici, come struttura, come giovani, c'è più possibilità tatticamente di giostrare. Per quanto riguarda il San Terminete, io che conosco la situazione e saluto i dirigenti, i miei amici, hanno problemi di giovani, perché come organico, condomini e compagni possono fare molto meglio, ma sono laggiù perché hanno problemi di giovani, li risolveranno presto. Per quanto riguarda noi, sono veramente impressionato dai miei ragazzi, dai miei giocatori, dai miei vecchi, Panzano, Schesero, Russo, Longobardi, dai miei giovani, il Gallo Casalboni, che ha fatto una partita eccezionale, Zannoli è rientrato su Fien, sono tutti giovani, sono bravi, Garattoni, vorrei nominarli tutti, sono veramente impressionato, ma non avendo il giusto vestito ancora, abbiamo preso qualche gol di troppo, ce ne siamo mangiati un po', però insomma ci metteremo a posto. Bisogna andare un po' dal sarto, mister, e poi la situazione si può risolvere. Mi hanno impressionato molto la fisicità. Mister Farnedi mi ha dato una lezione di calcio con Rossi, importante. È venuto da me e mi ha dato proprio lezione di calcio. E gli altri mi ha impressionato, anche perché poi Salomone e Saporetti hanno avuto due palloni. Pacchetti, tickete. Mi hanno messo K.O. Non ha bisogno di presentazioni. Allora, per vedere la Serie D, andiamo alla Serie D. Prima di sentire voi due, voglio sentire il nostro ospite per chiederti se c'è, qui possiamo vedere anche il quadro dei risultati con il nostro Enrico Guidin in regia, qualche risultato che ti abbia sorpreso in maniera particolare in questo fine settimana. Ma non c'è nessuno che mi abbia sorpreso, si possono vedere? Sì. Eccoli qua, arriva. Questa è la classifica, andiamo su a vedere anche i risultati. Ecco, eccoli qua. Il Calpi. Hai una buona vista? Calpi Follia. Credo abbastanza. No, credo. Ma a me sorprende questo Real Forte Querceta che continua a far bene. E Corticella che è andato a fare tre gol a Lentigione. Corticella secondo me è una buona squadra, il Ravenna che ha vinto di misura con la Correggese, anche l'Aglianese sta continuando comunque a fare bene. Sul campo del Fanfulla, che voi l'avete incontrato. Sul campo del Fanfulla, che è un campo abbastanza ostico, sì. E la Gian Erminio 3-0 continua a vincere, gli altri bene o male, dai. La Pistoiese, un altro pareggio fatto.
Ti sta sorprendendo in negativo la Pistoiese, che era comunque una delle squadre candidate a fare un campionato di vertice? Come voi, diciamo, si è abbastanza abbonata ai pareggi, Fatti pure più di noi, mi sa. Quanti ne hanno fatti? Adesso non so il numero preciso, però... Adesso lo dico subito. 6 pareggi, 2 vittorie, 0 sconfitte. Quindi è imbattuta la Pistoiese, ma a 12 punti. È costretta ad inseguire, per esempio, già a meno 8 dalla capolista Gian Erminio, pur non essendo stata mai sconfitta, così come del resto la Gian Erminio e la Ghianese e anche il Real Forte Querceta. Sono le uniche squadre insieme alla Pistoiese imbattute di questo allora, girone. La Pistoiese oggettivamente ha fatto un mercato importante. E sicuramente punteranno a stare nella parte alta della classifica. Poi un po' come noi, quando inizi così singhiozzando, non è mai facile vincere, non è mai facile nemmeno le partite più scontate. E speriamo che continuino a fare pareggi. Perché la reputi una candidata, insomma, sicuramente nella lotta? Penso di sì, almeno stare nella parte alta sicuramente. E invece questa Gian Erminio, che avete tra l'altro anche già affrontato? Ma la Gian Erminio è una squadra che da anni cambia poco, sia in Serie D e poi ha fatto tanti anni di C, cambia poco, sono sempre bene o male gli stessi. Secondo me questo, soprattutto all'inizio del campionato, può essere un piccolo vantaggio, perché c'è già un gruppo abbastanza solido. Però poi i conti si fanno alla fine, quindi bisognerà vedere come andranno avanti. Delle altre squadre affrontate, a parte Gian Erminio, quale ti ha impressionato maggiormente, visto che anche la Pistoiese l'avete già affrontata proprio alla prima, quindi avete visto parecchie delle prime della classe? Abbiamo visto tutte. Sicuramente la Glianese e il Real Forte Querceta, secondo me, sono squadre molto toste, magari tecnicamente un po' sotto il livello di Pistoiese e Giana, però molto, molto toste da affrontare. Poi la Gian Erminio, che abbiamo detto, e le altre adesso vedremo, incontreremo il Ravenna e poi delle altre sul Carpi, cioè, che penso sia una buona squadra, non la conosco ancora. Il Carpi l'ho incontrato in Coppa il 2 novembre, okay. A Carpi. Quindi continua questo calendario molto agevole, tanto, devo dire. Però insomma, voi ormai tutte. Sapete, adesso avete diciamo rotto il ghiaccio anche al Nicoletti, quindi adesso dovete continuare. Ecco, può essere quella di ieri la vittoria, diciamo, della svolta, il vero inizio del vostro campionato fatto come si deve? Ma deve essere, cioè, nel senso, come ho già detto prima, noi puntiamo sempre a vincere, ovvio. Poi non è mai facile contro nessuna squadra, sicuramente si può fare di più, sicuramente dobbiamo ambire a fare di più, però poi il giudice è sempre solo il campo, quindi noi dobbiamo lavorare, dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza fare troppi proclami e cercando di portare solo a casa più vittorie possibili. Ti sei posto un obiettivo in termini di gol? Sì, sicuramente, non ve lo posso dire. È segreto. Ah, okay. Vabbè, credo che qualsiasi giocatore si ponga degli obiettivi personali, ma l'obiettivo principale è sempre quello di squadra, perché se si raggiunge l'obiettivo di squadra, poi gli obiettivi personali sono inevitabili, quindi la parte fondamentale è sempre la squadra. Qui abbiamo visto ovviamente il quadro completo dei risultati, con il Carpi che ha vinto con il Forlì, insomma uno dei big match della giornata, il Ravenna Corsaro sul campo della Correggese, poi gli altri li avevamo tutti comunque analizzati. C'è anche questo 1-1 della Sammorese con lo Scandicci, che è un mezzo passo falso, insomma, per il campionato della Sammorese, per la classifica dello Scandicci. Qualche messaggio prima di chiudere? Un saluto all'amico Scarpellini, sempre il numero uno. Il Torconca non gioca male e non merita questa classifica. Con un paio di acquisti si risolleverà. Inoltre, il giocatore più forte della categoria, Abuzeyan. Sì, e forse però ci vuole anche qualcuno, come giustamente scrive il nostro amico, qualche altro elemento.
Buonasera, intanto il segnale TV di Icaro finalmente a Cervia. Eh sì, già da qualche mese ormai direi. È perfetto, grazie. Benissimo. Poi volevo chiedere se il barbiere di Bonfantini è tornato quando torna dalle ferie. Ok, grazie. Sì. Andiamo alla terza cosa. Terza cosa, che la vostra trasmissione è sempre la più bella del palinsesto. Un abbraccio a tutti, Claudio Montanari. È un abbraccio a Claudio Montanari, che è anche un amico di calcio.basket. Bomber Casalboni e il portiere Fabri Vivaio e San Marco. San Marco, vero mister Scarpellini. Un saluto Angelo Casali. Ok. E poi c'era un altro messaggio anche per il Misano. Onore al Misano che sta lanciando tantissimi giovani. Anche ieri Bartolini strepitoso, con rigore parato e tanta personalità per un classe 2006. Leggimi quest'ultimo. Padovan, uno di noi. Vedi, questi i tifosi, quelli che ci tengono, che sono, hanno capito insomma un po' la tua mentalità, la tua filosofia. Prossimo appuntamento sul campo del Salso Maggiore, per voi abbiamo già detto insomma che è importante andare a dare continuità a questo successo con un altro successo, non mi sembra di aver capito chiaramente. Quello sempre, quando poi si fa una vittoria bisogna sempre dare continuità, perché si dà anche un segnale a noi stessi in primis, ma poi anche alle altre squadre, e cercheremo di andare lì come sempre per fare i tre punti. Invece per il mister Scarpellini, prossima in trasferta sul campo del Bentivoglio. Noi siamo ai saluti, inizio con il salutare proprio l'allenatore del Diegaro, Stefano Scarpellini. Auguriamo mister al Diegaro di trovare presto il suo abito giusto, certo, su misura. Ho 3-4 appuntamenti da stantorie molto importanti. Eh già. La prossima volta lo vogliamo in studio. Grazie, ecco. Grazie da Tino Fabbri. Ciao, grazie, buonasera a tutti, ciao. Grazie a Stefano Padovan. Grazie a voi. E grazie al nostro Giuseppe Del Bianco. Grazie, buona settimana a tutti. Io grazie. Volevo solamente aggiungere che i prossimi 2-3 lunedì non ci sarò, non perché faccio puffi come quando si faceva a scuola, perché sto facendo un corso di giudice arbitro di tennis e ci sono le lezioni lunedì sera, giovedì e sabato. Quindi non ci sarà il preside, che sarei io in questo caso, esatto. È già stato avvertito. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi. Adesso pubblicità, poi torniamo con la parte sul Rimini con mister Marco Gaburro nello studio di calcio.basket, quindi restate con noi.